Questo la rete aiuta tantissimo a interconnettere persone, esperienze che altrimenti non potrebbero stare insieme, dando accesso anche a persone sperdute in un paesino nelle montagne afghane, come già è successo, di creare delle intraprese anche imprenditoriali, creative o nel mio caso videoludiche ed avere una risonanza di tipo mondiale. Però questa è la sfida ovviamente, come usare queste piattaforme per creare identità collettive e non solo individuali. Certo, certo. Che è la grande... La grande difficoltà, è certo, la grande sfida. E sì. Infatti, da questo punto di vista, volevo sentire Maria Rosaria Vitiello. Maria Rosaria, c'è una questione legata al fatto che, in un qualche modo, quando ci confrontiamo con i social network, vedo Emanuela, non Maria Rosaria, vediamo se... È connessa anche Maria Rosaria? Sì, dovrei essere connessa. Ecco, perfettamente. Ecco. Volevo chiederti questo. Certo però che giustamente Fabio parla di una sfida, però tutti i giorni vediamo anche alcuni problemi, alcuni lati negativi della connessione digitale rispetto a quello che è il rapporto che direttamente possiamo avere con le persone. Nel tuo caso mi parlavi, per esempio, un po' di tempo fa del tuo rapporto con i ragazzi quando fai i corsi sulla sicurezza stradale e la difficoltà di farli in digitale, no? Certo, perché io mi occupo di sicurezza stradale, mi occupo di sensibilizzare, quindi faccio formazione ai ragazzi delle scuole medie, inferiori e superiori e ovviamente... Il tipo di approccio che uso io è un approccio che ha bisogno proprio del contatto fisico, dell'interfacciarsi con chi mi ascolta per riuscire a veicolare il messaggio e per assicurarmi soprattutto l'attenzione di chi dialoga con me, di chi si confronta con me. Invece il digitale, come diceva Fabio, io sono perfettamente d'accordo con lui sul fatto che permetta mettere in contatto col mondo persone che sono completamente isolate, ma è anche vero che diciamo predispone chi invece è più integrato, lo predispone alla distrazione, all'essere comunque in un contatto a distanza, no? In un collegamento a distanza, di essere più propenso a distogliere lo sguardo, l'attenzione da chi invece intende inviare un messaggio formativo, come nel mio caso. Certo, certo. Allora chiedo ad Emanuela. Emanuela, ti occupi di Digital Learning Design. Da questo punto di vista, quindi, quali sono le strategie che provate a implementare proprio per evitare questo tipo di problemi e per andare incontro alle sfide di cui parlava prima Fabio? Ma allora, noi ci occupiamo anche di formazione per i ragazzi, no? Facciamo anche noi alternanza scuola-lavoro, facciamo altri progetti con i ragazzi, quindi diciamo vi racconterò un po' due mondi, il mondo della formazione che eroghiamo verso l'esterno e poi se volete anche un approfondimento su quello che facciamo internamente. Con i ragazzi ovviamente quando è scoppiata la pandemia ci siamo presi un po' di tempo perché abbiamo detto dobbiamo andare in digitale ma non possiamo replicare l'aula che tenevamo in presenza 7 ore di aula per una settimana intera con i ragazzi tra i 16 e i 18 anni e non possiamo replicarla tout court, quindi ci siamo presi un po' di tempo. Abbiamo riprogettato completamente soprattutto le modalità con cui andavamo in aula, quindi le modalità didattiche che utilizzavamo. Abbiamo utilizzato molto di più la classe rovesciata, quindi lasciamo ai ragazzi l'autonomia di apprendere e noi ci siamo un po' relegati al ruolo di facilitatori dell'apprendimento, no? Quindi non siamo più i docenti che parlano e spiegano, ma lasciamo ai ragazzi
il compito in qualche modo di andare a cercare le cose, di lavorare in gruppo e poi di portarci un risultato, no? Ne abbiamo usato diverse tecniche, quindi abbiamo rivisto, al di là dei contenuti che sono rimasti gli stessi, li abbiamo trasmessi, abbiamo cercato di trasmetterli utilizzando metodologie diverse che prima in aula non erano necessarie, ecco, proprio perché, come diceva prima Maria Rosaria, il contatto ti facilita molto anche il passaggio di informazione, certo. Ma anche capire se i ragazzi sono attenti, certo, e stanno partecipando. Certo. In quel modo tu li metti, li abbiamo messi un po' alle strette, cioè dovevano portarci un risultato e quindi in questo modo abbiamo provato a coinvolgerli, così come con giochi, piccoli test, una continua sollecitazione. Sollecitazione. Ok, allora torniamo a Fabio a proposito proprio dell'ambiente, no? Quindi ci siamo ritrovati in ambienti digitali è un po' particolari, un po' posticci, case, cucine in cui trasmettevamo e provavamo a essere tutti connessi. Ma a questo punto, forse, visto che se ne è parlato tanto, ci sono un paio di motivi per cui dobbiamo evolvere, no? Sia per una questione di formazione che anche proprio di abito mentale ad abitare degli spazi nuovi, sia digitali che fisici, o abitare gli spazi fisici in modo diverso. Che sono questi metaversi, Fabio, allora? Cioè... Ecco questo. Hai ragione, nel senso che tutto ciò che durante la pandemia abbiamo sperimentato a vario livello sono esempi di digitalizzazione, cioè degli ambienti che andavano a riflettere più o meno pedissequamente le precedenti caratteristiche. E questo significa fare un torto sia alle esperienze fisiche, che invece possono nutrirsi di sinestesia, di tutti i vantaggi che ha l'essere in presenza, sia al torto al digitale, che ha delle regole, delle tempistiche, degli spazi geografici, degli spazi temporali completamente diversi. E quindi la grande sfida è il metaverso, ora vediamo da qui a 10 anni come si concretizzerà nel davvero, nel reale, certo. È il passaggio verso i contenuti nativi digitali, cioè delle esperienze che nascono consapevolmente per quel formato, per quei mondi e quindi dove ci siano dei nuovi processi di produzione, di consumo e di circuitazione dei contenuti. Quella è la grande sfida che ad oggi ancora non è stata quasi mai toccata. Io ho letto ieri un'intervista al direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco, che diceva per i 200 anni nel 2024, per i 200 anni del museo, io ho voglia di fare una bella piazzettina digitale all'ingresso del museo, perché io voglio che la gente prima di entrare nel museo possa entrare in un ambiente che assomigli molto all'Egitto di 2000 anni fa. Potrebbe essere un modo di iniziare a pensare a uno spazio digitale di nuova generazione? Se è permessi, cioè nei videogiochi come Assassin's Creed e in tanti altri accade da decadi, e proprio qualche giorno fa il direttore del contemporaneo dell'Hermitage di San Pietroburgo, in maniera provocatoria ma non tanto, giustamente dice che il direttore del museo non è più solo il direttore di quei 1.000-10.000 metri quadrati, ma presidia tante altre piattaforme in cui il museo va a vivere, quindi un multi-platform museum, quindi metaverso. Benissimo. Maria Rosaria, da questo punto di vista, cosa pensi che quale pensi che possa essere la trasformazione da quelle che sono le comunità digitali un po' locali che si sono espanse in questi anni di Facebook, soprattutto Facebook, anche in LinkedIn, e che forse avevano una connotazione un po' tanto locale, no? Diciamo. Pensi che possano essere le stesse persone a diventare motore dell'innovazione anche in questi spazi nuovi di cui ci parla Fabio? Ma bella domanda. In realtà io sono affascinata da quello che dice Fabio, non conosco questo universo, questo spazio nuovo, quindi mi auguro di conoscerlo quanto prima, rispetto alla esperienza che ho io, non so, vedo una immagine che devo eliminare dal computer, chiedo scusa. Vabbè, non lo so,
Noi ti vediamo benissimo. Ecco, comunque. ok, benissimo. No, chiedo scusa, mi era comparsa una cosa sul computer. Allora, dicevo, io ho un'esperienza negativa perché rispetto alle piccole realtà, il digitale, soprattutto i social network come Facebook, come se fosse diventato il salottino, insomma, il tavolino del bar di tante persone che prima non avevano, diciamo, neanche uno spazio, un'occasione, soprattutto anche, diciamo, la possibilità, no, di dialogare con il politico di turno piuttosto che con la persona più, diciamo, di livello un po' superiore rispetto alla quale magari anche rivolgersi in maniera poco educata. Quindi l'impressione che ho io è quella di aver un poco dato la libertà a tutti di potersi esprimere, e questo, diciamo, un po' snaturato il motivo iniziale per il quale Zuckerberg, immagino, avesse realizzato questo spazio, no? E quindi non lo so fino a che punto culturalmente e intellettivamente queste realtà che conosco io nei centri, piccoli centri, diciamo, urbani, che hanno trovato quindi una propria libertà in queste realtà digitali, non so se riusciranno poi a utilizzare il metaverso nel modo in cui intende Fabio Viola. Ok, grazie. Mi auguro che possa essere questo, però diciamo... Non lo sappiamo, qualche dubbio, ecco. Diciamo che per l'impressione che ho io, visto che purtroppo vedo che nei piccoli spazi non si fa altro poi che, diciamo, fare un po' di gossip, no? Quindi diventa tutto... Si polarizza subito. Ampliare il... diciamo, delle discussioni politiche piuttosto che economiche, piuttosto che legate al progresso, legate all'industrializzazione, alla crescita del paese, e invece si è ridotto tutto, insomma, un chiacchiericcio, che è una cosa un po' misera, direi, rispetto... Non ci piace, non ci piace. Non ci piace. Allora, colleghiamoci con Danilo, vediamo di fare un primo slot di domande. So che c'erano delle domande per Fabio. Eccoci qua. Ciao, allora Danilo. Sì, avete delle domande dall'aula per Fabio? Sono quelle che mi avete lasciato prima? Perfetto, allora sì, in realtà è una domanda che è venuta, scusatemi, io intanto sono dietro, no? Quindi vedete l'aula, ma ci tengo a far vedere la classe piuttosto che non... Dopo vi saluto, prometto che vi saluto. Ok, benissimo. No, in realtà la domanda è venuta proprio sentendo parlare Fabio, no? Cioè, forse non a tutti è chiaro qual è il concetto di metaverso, o meglio esattamente quali sono le opportunità, no, di sviluppo di questo strumento. Cioè, non ci è magari ancora chiaro in questo momento, meglio, per chi magari non è proprio addetto ai lavori, no, è un po' difficile da cogliere questo aspetto. Quindi volevamo magari sapere se c'era la possibilità di avere un approfondimento, no, in maniera semplice, ecco. In maniera semplice risulta complesso anche a me, però sostanzialmente immaginate tutte le piattaforme software e le soluzioni hardware attualmente esistenti, che sono verticali, all'interno di un unico spazio. Quindi con lo stesso account, con lo stesso avatar, accedi alla postazione lavorativa, parli con qualcun altro, acquisti, e quello che fai online si riverbera nel fisico e viceversa, grazie a soluzioni di divisori o a quelli che saranno da qui a 10 anni. Stiamo parlando di qualcosa che, se va bene, entra a regime dal 2030 in poi, se siamo fortunati. Ora iniziano ad esserci le singole tecnologie, qualcuno l'avrete sentita nominare, quindi allora un mondo in cui c'è una certa moneta, che nei videogiochi sono le monete virtuali, e qui noi ora iniziamo a chiamare cryptocurrency, che si stanno già diffondendo, però stand alone. Poi la proprietà degli oggetti digitali, quindi come esiste la proprietà degli oggetti fisici, dalle opere d'arte ai quadri, ai mobili, alle macchine,
inizia a esserci una proprietà certificata degli oggetti digitali che sono creati o dall'alto o dagli stessi abitanti di questo metaverso. Questi si chiamano NFT, Not Fungible Token. Poi abbiamo dei sistemi software che certificano i passaggi di proprietà e la proprietà, si chiamano queste tecnologie blockchain. Poi avete visto, già esiste da un po' di anni, realtà virtuale, realtà aumentata, con tutti i limiti che hanno di hardware, di penetrazione, eccetera. Immaginateli tutti all'interno di un unico ecosistema, molto simile a quello che avete visto nelle serie TV tipo Black Mirror o piuttosto in Ready Player One. Se ci avete presente quella serie TV o quel film, avrete presente la direzione verso cui si sta andando. Già esistono i singoli pezzi, ora vanno messi insieme e va trovata un'infrastrutturazione comune, un gestore comune, perché il vero rischio è che questi sono nuovi governi sovranazionali. Perché nel momento in cui non controlli più la moneta, nel momento in cui non hai più un confine geografico, eccetera, eccetera, immaginate la necessità che ci sia qualcuno che governi tutto questo e quello che accade all'interno di questi mondi. Fabio, così non vale, perché la trasmissione dovrebbe durare 10 ore per iniziare ad analizzare uno per uno tutte queste caratteristiche. No, comunque è chiaro che lo scenario che ci proponi è uno scenario futuribile, ma che in effetti costituisce una sorta di ambiente in cui tutte queste tecnologie dovrebbero andare a cooperare. Senti, a proposito di questo, Emanuela, cosa ne pensi della possibilità di utilizzare spazi di questo tipo, di nuova generazione, all'interno di una infrastrutturazione, diciamo, aziendale? Di... Ma noi, abbiamo ovviamente stiamo sperimentando tante metodologie diverse, no? Non solo con i ragazzi, anche con i colleghi. Noi siamo digitali completamente, cioè proprio eroghiamo formazione digitale con quelli che noi chiamiamo i Learning Object dal 2016, quindi utilizziamo piattaforme, app di formazione, eccetera. Sicuramente interessante per i ragazzi, sarebbe fantastico. Non so a livello lavorativo, cioè, noi abbiamo provato per esempio alcune demo anche di realtà aumentata, no? Che invece è una tecnologia più vicina rispetto magari al metaverso, che abbiamo sentito raccontare da Facebook qualche tempo fa insieme ai ragazzi. E quindi alcune di queste soluzioni, ora sul metaverso non sono molto sicura, però sicuramente se vogliamo mantenere alta l'attenzione dei partecipanti, adulti e ragazzi, se vogliamo che la formazione sia sempre più esperienziale, quindi sempre meno didattica e più basata sull'esperienza, allora dobbiamo metterli nella condizione di poter fare delle prove, no, in un ambiente protetto, perché poi la formazione è quello, no? È avere la possibilità di provare in un ambiente che è privo di rischio o minimamente rischioso, no? Quindi sicuramente la simulazione, la realtà aumentata, sono tutte tecnologie che ci aiutano in un ambiente protetto a fare dei passi, no? che poi apprendi e riporti in quella che è la realtà quotidiana al di fuori della tecnologia. Certo, certo. Allora, ritorniamo a Danilo. Danilo, avete altre domande? Allora, eccoci qua. Sì, in realtà c'erano due aspetti. Non so esattamente a chi farla, ma è un invito rivolto a tutti, insomma, no? A chi se la sente. C'erano due domande. Una era legata a quello che diceva Fabio prima, cioè a che cosa potrebbe succedere dopo. Cioè, quali sono i rischi potenziali da entrambi i punti di vista, cioè se poi qualcuno, no, si rende conto che è necessario normare cose che in questo momento invece non sono regolamentate, no? Ecco, quali sono magari i possibili rischi? E l'altra domanda è legata alle prospettive occupazionali anche, cioè questo potrebbe avere degli risvolti interessanti per i ragazzi che sono quelli che vedete qua davanti, insomma, no? E che quindi possono da qui al 2030 iniziare a pianificare un'attività che in questo momento magari non è neanche immaginabile, no? Ecco, ma ci si conviene pensarci adesso o ancora troppo presto? E quindi attività di event manager, quindi parliamo di un settore che
si è dovuto reinventare da un certo punto di vista negli ultimi tempi, no? Visto quello che ci è successo. Beh, Fabio, se vuoi iniziare tu il giro. Io sulla seconda parte intervengo volentieri, perché al momento, se voi andate sulla sezione profili in ricerca da parte di Facebook, ci sono circa 10.000 posizioni aperte, una parte sono anche in Italia, di figure che si fa enorme fatica a recuperare. Parliamo di architetti del digitale, perché di modellatori, parliamo ovviamente di sviluppatori, parliamo di filosofi applicati, antropologisti, diciamo, antropologi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tantissime figure aperte, tantissime opportunità, perché è vero che partirà intorno al 2030, ma questi anni serviranno per costruirlo, quindi abbiamo davanti 5-6 anni straordinari da un punto di vista dell'ingegnerizzazione, del pensiero, della teorizzazione di ciò che sarà, e di conseguenza tantissime figure professionali aperte. Perdonami, però su questo anche il tempo, scusa, posso prego Maria Rosaria. No, dicevo, c'è anche il tempo, Fabio, di prepararle questi specialisti in architettura, non so, digitale, no? O devono già esserci? Cioè, si cercano già queste figure o si ha ancora il tempo di crearle queste figure? Tempo rapido, perché la società si muove a una velocità incredibile, il sistema, solitamente il sistema di formazione pubblica, insegue e mai purtroppo precede le esigenze di mercato. Però siamo ancora in tempo, sperando che arrivino questo tipo di figure. Quindi, di offerte. I ragazzi si possono ancora, diciamo, preparare a questa nuova avventura? Spero. I ragazzi di sì. Che non sono ancora. Quindi potrebbe essere, da questo punto di vista, potrebbe essere una delle sfide proprio ITS, con corsi che possano in modo abbastanza rapido e molto verticale preparare anche proprio a questi nuovi concetti. Invece sull'altra domanda che era stata fatta, sì, che è interessante, cioè normare queste cose, qualora ci dovesse essere, sicuramente ci sarà la necessità di normarle, come può essere possibile secondo te? È un grande problema, perché non bastano più le strutture nazionali, cioè che l'Italia, la Germania o la Corea emanino delle leggi sulle monete virtuali piuttosto che sulle autostrade digitali, non serve a nulla. Quindi l'unica cosa sarà mettere in piedi degli organismi sovranazionali molto ampi, in cui sì, ci entrerà anche il legislatore politico, ma va da sé che ci deve entrare anche chi produce, diciamo, le autostrade su cui viaggiano i metaversi. E poi la grande sfida è separare, diciamo, le autostrade poi dai fornitori dei servizi. Beh, è una cosa, scusami, che non c'era riuscita tanto bene con le infrastrutture. E quindi forse è una sfida che si ripropone, proprio l'idea di riuscire a separare l'infrastruttura e poter permettere un luogo, diciamo, neutrale, chiamiamolo così, che permetta di giocare una campagna leale, corretta, giusta, no? Qui entriamo nell'etica, entriamo in un argomento che mi piace molto sottolineare. In queste 4 puntate ho cercato di in un qualche modo sempre sottolineare l'idea di una necessità di umanesimo digitale, no? di una mescolanza non soltanto tecnica e tecnologica di competenze, ma legata anche a, come abbiamo visto, problemi anche molto più profondi ed etici. Emanuela, che ne dici da questo punto di vista? Come pensi che possiamo affrontare in azienda? Come mescolate i team? Non è semplice. Siamo convinti che ci occorrano tutte le professionalità. Non è sufficiente avere tecnici altamente skillati se poi ci manca tutta la parte che si occupa di regolamentazione, che si occupa di privacy, che si occupa di etica, appunto, no? Quindi quando bisogna lanciare un progetto bisogna sempre tenere presente tutti gli aspetti, cioè sia quello tecnologico ma anche le ricadute, sia in termini di norma di legge che di privacy dei clienti o dei nostri colleghi, e poi l'aspetto etico. Quindi ci sono diverse funzioni che vengono coinvolte a secondo della loro specializzazione, perché poi appunto nessuno di noi è tuttologo, e quindi è fondamentale
la collaborazione tra le diverse, tra le diverse expertise. E a questo riguardo anche un messaggio anche da dare ai ragazzi: non pensate che servano, che nel futuro servano soltanto tecnici, ancora ci sarà tanto bisogno, come dicevamo prima, no? Di ragazzi, di giovani che invece si dedicano all'aspetto più filosofico, più etico della, dell'argomento, e anche che si occupano della regolamentazione, della normativa. Quindi si creeranno nuovi lavori o faremo gli stessi lavori su diversi oggetti, cioè cambierà l'oggetto del nostro lavoro, ma le professionalità, quelle un po' storiche, no? Rimarranno in qualche modo. Sarà diverso l'oggetto del, certo, del nostro interesse. Certo. A questo punto volevo chiedere a Maria Rosaria, a proposito del suo lavoro di giornalista. Una volta giornalista storico faceva difficoltà a trovare le fonti, no? Era difficilissimo. Poi è arrivato internet e le fonti erano tante, ma era difficile in un qualche modo accreditarle, perché fake, non fake. Ma in un mondo legato ad un ambiente così ampio come quello che ci ha prospettato Fabio, e con giornalisti che sono sempre su Twitter, che cercano di utilizzare tanto gli strumenti tecnologici, cosa pensi che possa essere il giornalista 5.0 a questo punto? Ma io ho notato che il giornalista, con l'avvento di internet e quindi ovviamente con Facebook, Twitter, si sia molto lasciato andare. Quindi diciamo che, perché poi tutto quello che era prima una regola, no? Una deontologia, quindi andare in giro per trovare notizie, per verificarle, recuperare i documenti, gli atti che dovessero poi attestare la veridicità di quanto si scriveva, è venuto un po' meno, perché ovviamente avendo la notizia che ti calava così dal video un attimo, con tanto di foto, con l'immagine, insomma, ha facilitato molto questo percorso. Quindi il nuovo giornalista mi auguro che possa essere possa ritornare alle origini, perché mi sembra che per quanto riguarda la mia professione, a parte insomma gli alti livelli, quelli restano, insomma, hanno già la loro nicchia, ma per quanto riguarda invece il cronista, quello che cerca la notizia, la racconta e la verifica, ti ripeto, prima di scriverne, quelli là si sono un po' persi, li ho persi di vista strada facendo, perché è molto più comodo stare seduti al caldo in inverno, certo, davanti al computer e guardarsi la notizia e poi magari riscriverla senza però verificarla. Questo è il punto. Certo, questo è il punto. Il punto è il degrado del digitale dal punto di vista della comunicazione, della informazione, è proprio questo, il fatto di non verificare, soprattutto poi le testate online, quelle corrono. Certo, Fanno una corsa contro il tempo, quindi devo pubblicare prima dell'altra testata. Assolutamente prima. Tempo di verifica di quello che pubblico non ce l'ho, non devo averlo, non ce ne frega niente, e nel frattempo pubblichiamo e abbiamo, diciamo, siamo i primi a farlo, e quindi e questo mi fa male, perché chi crede nella sua professione, quindi crede alle regole di deontologia che ci hanno insegnato e ci hanno chiesto anche di trasmettere ai giovani, i giornalisti, quelli che volevano apprendere i dati basilari, le informazioni basilari di questa professione, e diciamo che insomma
hanno, è un peccato che poi alla fine si siano allontanati dal percorso originario. Certo. Eh sì, perché non va, non va questo. Bisogna verificare. Certo, a questo punto vorrei chiedere a Fabio, per quello che riguarda, abbiamo parlato di ambienti futuri, di ecosfere, per quello che riguarda invece gli eventi, l'anno scorso Fortnite, no? Concerto evento, milioni di persone connesse, uno, secondo te è un esperimento che può essere scalato anche a livelli più bassi di produzione, quindi a costi più bassi di produzione? Due, è la direzione da seguire per avere degli eventi figital, visto che forse non potremo più fare eventi da 220.000 persone in un campo volo? Sì, quello non è stato un evento isolato, va detto che alla fine noi pensiamo ai grandi concerti, Woodstock, nei grandi stadi, ma quello è stato il concerto più visto della storia ed è accaduto grazie a una contaminazione tra linguaggi, linguaggio del videogioco, linguaggio della musica, ci dà un'idea verso dove si sta tendendo. Ma altre risposte le abbiamo avute, per esempio, nel più grande festival di musica elettronica al mondo, il Tomorrowland, che si tiene ogni anno in Belgio, è stato completamente riconvertito, ma riconvertito non in chiave di digitalizzazione, come abbiamo fatto, per esempio, alcuni festival italiani o alcuni teatri. Prendo la Cavalleria Rusticana e la traslo in streaming, ma la stessa modalità di produzione, la stessa modalità di consumo, ma va da sé che 3 ore in streaming non le guardi in maniera passiva. Mentre che ha fatto il Tomorrowland? Ha totalmente ridisegnato l'esperienza, è riuscito a vendere dei biglietti in digitale a 20 euro e fare 1 milione di spettatori. E questa è la direzione, e sulla musica dal vivo, per esempio, stanno entrando moltissimo le criptovalute, gli NFT, molto in Nord Europa si sta facendo da questo punto di vista, creando anche un nuovo indotto economico che poi serve a valorizzare le maestranze. Quindi sì, si può fare, sì. Si può fare tanto, c'è però bisogno di mettere insieme delle maestranze differenti, non basta più solo il service fisico o l'organizzatore tradizionale di concerti, ma devono entrare in dialogo con il game designer piuttosto che con altre tipologie di figure professionali. E questa quindi, è la più grande sfida. La grande sfida è proprio il governare la complessità di questi sistemi e renderli possibili proprio con l'intreccio fra competenze, la gestione di un numero di competenze più ampio, insomma. Questo sicuramente. Sì, che non abbiamo, quindi sostanzialmente portato in ambito scolastico. Si dovrebbe creare. È da ricreare. Quindi la formazione su tutto. A proposito di formazione, la classe ha delle domande? Eccoci, sì, abbiamo forse 2 domande. Ne abbiamo... Che bello sulla diretta. Rimettiti lì. Eccola qua, ne abbiamo una e poi ne abbiamo un'altra. Benissimo. Prego. Io volevo chiedere al signor Fabio Viola riguardante... Un attimo, un pelino più voce. Togliti la mascherina. Volevo chiedere al signor Fabio Viola riguardante gli NFT, che io mi sono informato un attimo perché mi piace il mondo e tutto, ma su cosa si basano? Ok, se su una cripto, lo so, ma sono opere d'arte che poi vengono messe in un portafoglio e uno se le può tenere oppure le può fare, vendere, rivendere quando vuole? È tutte e due, sostanzialmente è un bene digitale, qualunque esso sia, che nasce digitale oppure può essere la conversione in digitale di un bene fisico, che viene messo in vendita e certificata la proprietà, l'unicità, quindi che lo puoi creare tu e metterlo in vendita, ovviamente devi avere poi la forza, il nome per riuscire poi ad avere degli acquirenti, però è fattibile, la proprietà è certificata e qualcuno te l'acquista solitamente attraverso poi delle criptomonete, Bitcoin e tutte le N migliaia che ci sono, e stanno nascendo molte startup. Io proprio ieri ero con una startup di Milano che ha già ricevuto 350.000 euro in funding, si sta lavorando a un progetto di ecosistema in cui i curatori, i collezionisti e gli acquirenti entrano all'interno di una piattaforma legata in questo caso all'arte digitale che viene tokenizzata all'interno di questi NFT e venduta, e stanno già muovendosi con molti artisti italiani. Ottimo. Vai. Si può fare su qualsiasi cosa un NFT, no? Sì. Altra domanda? Sì, ecco qua.
Buon pomeriggio, io avevo un'altra domanda da porre riguardante al il videogioco che ha creato Father and Son. Volevo chiedere da dove ha preso ispirazione, quali sono state le difficoltà che ha riscontrato e soprattutto se ha altri progetti riguardanti il futuro, così. Ah, grazie, non sapevo conoscessi il gioco. Sì, questo è un videogioco ambientato a Napoli e pubblicato da un museo che ha superato 5 milioni di download. E l'ispirazione è stata da film, da libri, perché poi noi che creiamo videogiochi alla fine siamo molto umanisti, nel senso che al di là di governare le complessità tecnologiche, cioè di saper usare il software A piuttosto che il software B, poi i nostri giochi sono un'espressione creativa. Infatti il gioco parla di un padre e di un figlio, è un rimando anche alla canzone di Cat Stevens, Father and Son, e tutta una serie di narrative. E molti giochi, sì, ce ne abbiamo ora diversi in produzione, su Firenze, legati all'astronomia, sì, alla Reggia di Caserta, e sì, e ora anche un progetto in zona vostra a Venaria, tra l'altro. Ah, benissimo. Sarà molto interessante averne altri particolari prossimamente. Io volevo chiedere ad Emanuela, per quello che riguarda l'attività di formazione all'interno, è un'attività che sta cambiando anche dal punto di vista delle, diciamo dei temi, degli argomenti, dei programmi, oltre che degli strumenti? All'interno di proprio la formazione che facciamo ai nostri colleghi? Sì. Viste tutte sì. Queste nuove tecnologie che... Assolutamente sì. Ora, voi sapete o magari non lo sapete perché non frequentate la banca da dentro ma solo da fuori, dalla filiale, a parte c'è una quantità enorme di formazione obbligatoria normativa che i bancari, chi lavora in banca deve assolutamente fruire. E quella è una delle grandi sfide, perché rendere quella formazione attrattiva, piacevole, eccetera, eccetera, è una grande sfida per noi. E sicuramente parlavamo oggi, abbiamo avuto l'incontro di direzione e si parlava di due temi principali che devono essere devono cominciare ad essere il core business della nostra formazione, che sono la digitalizzazione e le materie ESG. E voi lo sapete che sono due temi importantissimi, nuovi, diciamo comunque più nuovi rispetto sicuramente alla normativa sulla privacy che dobbiamo fruire, e quindi il core della nostra attività interna sarà sulla digitalizzazione e sulle materie ESG in termini di alfabetizzazione, quindi proprio creare il linguaggio sia della digitalizzazione che delle ESG, e poi dare a chi invece deve mettere a terra poi la digitalizzazione e le ESG gli strumenti per poterlo fare, quindi due livelli, uno più diciamo così estensivo di alfabetizzazione e uno più specialistico per chi poi deve digitalizzare ancora di più la banca e deve fare in modo che la banca sia sempre più sostenibile perché ce lo chiedono i nostri stakeholder. Ok, e quindi comunque evoluzione che ha accelerato anche da voi, è inutile dirlo. Assolutamente. Ci sono per caso delle domande qui in sala? Avete domande? Qualcosa? No? Sicuri? Ok, allora ritornerei se è connesso, non lo vedo, Fabio? No. Forse in questo momento? No, vediamo un attimino, sentiamo un attimo Maria Rosaria intanto. Sì. Dimmi tutto, sono qui. No, Fabio è senza telecamera. Quindi... Sì. No, volevo sapere questo. Cosa pensi a proposito della... abbiamo parlato adesso quindi di formazione che cambierà sicuramente, dovrà essere all'altezza della sfida. Io ti chiedo, dal punto di vista etico, una volta si diceva, quando c'erano brutti momenti, si diceva dovremmo fare più educazione civica, dovremmo fare educazione civica. Adesso ci rendiamo conto che non è più che neanche questione di educazione civica, ma proprio un problema serio di, in un qualche modo, etica che cambia, no? Nuove sfide dal punto di vista proprio della gestione, Fabio ci diceva, anche dell'equilibrio nel mondo, no? tra
tra in questi nuovi mondi. Secondo te è una sfida che dobbiamo inserire nelle scuole o anche questi mezzi, queste nuove piattaforme devono aiutarci a gestire questo nuovo equilibrio, ecco? Ma entrambe le cose, perché la scuola deve intervenire già da subito, perché ci sono tante lacune, già oggi non riesce a essere presente con i ragazzi, i docenti non riescono a seguire i ragazzi alla loro evoluzione. Ho due figli di 25-21 anni e insomma sono molto diversi da me, quindi hanno bisogno di essere seguiti in modo completamente diverso, e quindi noto questa carenza. Figurati un poco quando ci saranno questi sviluppi interessantissimi di cui ci parla Fabio, ovviamente lì la scuola avrà come educazione civica, come metodo di insegnamento, come formazione dei ragazzi e sensibilizzazione, avrà bisogno di adeguarsi. Per quanto riguarda poi invece questi nuovi sistemi digitali, ovviamente anche loro dovranno essere impostati in modo da dare dei riferimenti, perché i giovani e le nuove generazioni che trascorrono molto del loro tempo con i giochi, come sicuramente saprà Fabio che li crea, e che comunque stanno su per ore sui social, trascorrono il loro tempo quindi isolati, no? Quello è il loro modo di comunicare, per cui questa comunicazione deve seguire delle regole. Quindi magari dare maggiore responsabilità anche a questi, chiamiamoli enti digitali, che in un qualche modo ci porteranno verso... Ovviamente, perché oggi la famiglia, il ruolo genitoriale diventa un po'... ha meno forza, perché appunto il rapporto con il mondo virtuale, digitale, è fortissimo. Quindi certo, ragazzo si isola. Si isola ed entra in questo... Sì. Entra in un universo completamente separato. Separato, quindi la sfida anche della comunicazione sicuramente. C'è una domanda forse qui in sala, se vogliamo dare il microfono qui davanti, facciamo una domanda e poi andiamo a chiudere. Buongiorno a tutti, mi si sente? Sì, sì, benissimo. Volevo fare una domanda, adesso tolta la parte normativa, a livello di sicurezza, se io in questo momento mi viene rubato un portafoglio NFT o criptovalute, quel che sia, io ho un ente a cui mi posso riferire? Grazie. Bella domanda. Fabio, sei connesso? Bellissimo. Sì, sono connesso, ma non ho gli strumenti qui, servono insomma altre figure professionali, o mettiamo la parte creativa del meccanismo. Però sì, l'unico a cui devi afferire è ovviamente l'ente che certifica quell'NFT e che lo possiede. Dopodiché è lo stesso problema di quando ti fanno una truffa con la posta, e lo stesso vale con le criptovalute, che servirebbe una grande alfabetizzazione digitale, perché anche lì sei soggetto a rischi, ma come qualsiasi altro strumento che possediamo. Certo, assolutamente. Grazie Fabio. Sentite, allora io ringrazierei innanzitutto gli ospiti. Grazie Fabio perché è riuscito a parlarci camminando e in stazione e anche in treno. Chiaramente Fabio, stai sentendo gli applausi. Ti aspettiamo presto qui dal vivo a Piazza dei Mestieri, negli ITS. Salutiamo anche Maria Rosaria Vitiello, collegata da Salerno. Aspettiamo anche te, Maria Rosaria. Certo. Alla prossima edizione. E salutiamo anche Emanuela. Ciao Emanuela, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi, è stato un piacere. E un applauso grande per la classe di cuginetti che sono connessi.
Ciao Danilo. Ciao. Grazie a tutti per questa edizione, grazie soprattutto a tutti i tecnici che hanno, inutile che io provi a elencarli nome per nome perché non li ricorderò mai, ma tutti quelli che hanno reso possibile tutti questi salti da una parte all'altra dell'Italia, che ci hanno permesso i collegamenti e che ci hanno permesso di essere sempre online. Grazie a tutti, all'anno prossimo.